La Coldiretti in Campania ha presentato UE Coop all'Hotel Vesuvio oggi il 27 giugno 2013 con la partecipazione del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del presidente nazionale di Coldiretti e di UE Coop Sergio Marini e del presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello. L'evento ha approfondito il significato sindacale e i servizi che metterà in campo la nuova centrale associativa denominata Unione Europea delle Cooperative. Questa è stata riconosciuta e autorizzata quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. All'Unione promossa dalla Coldiretti aderiscono cooperative che operano in tutti e 14 i settori dell'albo competente, dal lavoro al sociale, dall'edilizia fino all'agricoltura. Napoli abbiamo voluto fare un'unica grande città italiana, insieme a Parigi, uniche due grandi città europee, dell'acqua un bene comune, un bene di tutti. Lo stesso vale per la terra. Per poterlo fare dobbiamo innanzitutto far conoscere che esiste una terra che va valorizzata e non violentata, che produce reddito e lavoro anche nel perimetro urbano. Quando certe volte chiedo ai napoletani se sanno che nella città di Napoli si producono 1 milione di litri di bottiglie di vino all'anno, non lo so, credo che l'1% dei napoletani conoscono questo dato. Non conoscono che nel perimetro urbano della città si fa agriturismo, si fa agricoltura urbana, che il comune di Napoli è arrivato a 120 luoghi adottati da parte dei cittadini perché hanno voglia di natura, di terra e di cultura, perché poi questo è un percorso di cultura e di liberazione. Io da meridionale mi sono sempre sentito dire, anche quando ho lavorato nel sud più profondo di Napoli, a chi appartieni. Noi meridionali certe volte contiamo se apparteniamo a qualcuno, cioè un'appartenenza alla comunità, al territorio, a quello dell'origine della vita. Allora noi per 30 anni ci hanno voluto far credere che il benessere passava attraverso la parola sviluppo, la sviluppo attraverso il consumismo fine a se stesso, e quanto più depredati, consumati, violentati e saccheggiati, più un paese doveva crescere. Io penso in modo un po' diverso. Penso che se noi valorizziamo e riscopriamo le vere radici di quella che è la nostra storia, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro, scopriamo che preservando e valorizzando la nostra Italia, il nostro territorio, noi facciamo il vero sviluppo, produciamo un'economia reale che non è quella finanziaria delle bolle speculative, ridistribuiamo il reddito e quindi facciamo cooperazione, solidarietà, sussidiarietà. La prima cosa che ci viene detta non si può fare. Questa è la prima cosa che in genere la burocrazia dice se vuoi innovare. E quindi non pensare sempre al momento patologico che poi ha dei costi pubblici enormi. Ci ricordiamo che la qualità dell'aria è importante, la qualità del mare è importante, la qualità della terra è importante, che i prodotti devono essere fatti bene. Quando poi si scopre che il cancro, le patologie, i disastri ambientali, le sentenze della magistratura, cioè dopo 20 anni, proviamo a prevenire tutto questo e quindi a lavorare affinché noi creiamo le condizioni per star bene. Loro se lo stanno coltivando, stanno facendo agricoltura sociale, urbana, fanno il concerto, fanno il laboratorio sociale, stanno insieme con i bambini, vivono meglio, coltivano l'orto, stanno meglio tra di loro. E all'inizio mi dicevano che non si poteva fare, perché io per poter dare un pezzo di terreno della mia città a una casa diroccata per fare un laboratorio, un centro sociale, dovevo avere in cambio una controprestazione di denaro. Quando io dicevo ma la controprestazione si inallagmatica, un rapporto tra due entità, deve essere per forza io do una cosa a te e tu mi devi dare del denaro a me, cioè non può essere una cosa diversa, che tu fai profitto sociale, fai un laboratorio culturale, un centro anticamorra, un luogo di educazione per i bambini, ha un profitto economico secondo me straordinariamente maggiore rispetto ai 3.000 euro che ti possono dare in cambio. Quindi anche il concetto, e mi avvio alla conclusione, di privato mi fa cambiare. Ecco perché a me piace il termine bene comune. A cambiare forse nella nostra nazione anche i concetti tra pubblico e privato. Noi dobbiamo provare a far sì che il privato non deve essere visto solo come quello che investe
per una concezione, diciamo, di tipo capitalistico, secondo me superata, per l'interesse esclusivamente individuale, ma lo fa per un interesse sicuramente economico, di rischio di impresa e anche individuale, familiare, di gruppo, ma lo fa anche in un senso cooperativo, in un senso sociale, per lasciare qualcosa sul territorio. Allora scopriamo che alla fine pubblico e privato non sono così distanti. Il pubblico deve dare la visione attraverso l'interlocuzione con i cittadini, la partecipazione democratica e l'ascolto di che comunità vogliamo. Ma poi quella sfida, secondo me, deve chiamare tutti. Non è solo pubblico, è finita la stagione, a me non è mai piaciuta, dei prenditori di soldi pubblici. In genere si è saccheggiato il nostro paese aspettando che ci dovesse essere il finanziamento europeo, il finanziamento dello Stato. Basta. Quella stagione non verrà più perché c'è la crisi, per certi versi forse anche meglio, perché il pubblico deve fare secondo me altro. Oggi è il momento di mettere insieme le risorse umane ed economiche, quelle che ci sono del paese, e probabilmente scoprire che il momento di crisi è una grande opportunità. Se sappiamo correggere gli sbagli di una visione occidentale che ci ha portato a delle cose buone, ma anche a delle cose sbagliate, mantenere quelle buone, correggere quelle sbagliate. Io penso che il mondo dello stare insieme, della cooperazione, di tenere unito il sociale e il pubblico, soprattutto di puntare sulla creatività dei giovani. Io da napoletano, non è la nostra più grande PIL, non è il tram se arriva prima di Milano o di Napoli, o prima di Napoli, sempre dopo Milano, quindi non sempre un po' dopo Milano, per una serie di motivi, anche perché l'autista a Napoli si ferma anche quando non c'è la fermata, perché vede una vecchietta che vuole salire, si vede arrivare molto. Però noi abbiamo, che è quello della creatività, delle emozioni, della terra, della natura, questo è il valore economico. Se uno si rende conto che la cultura, la bellezza, la terra, il mare, le emozioni hanno un valore economico straordinario. Questo paese si è dimenticata sta cosa. Si sono fatti superare, cioè se c'è gente che va in Europa, in dei posti, io sono andato, ma proprio sono lontanamente più distanti da noi in termini di bellezza. Noi questo l'abbiamo perso, questo. Quindi io credo che il messaggio che voi date è importante. Vi ringrazio per la collaborazione in questi due anni, ho sempre avuto, dalle cose piccole alle cose grandi. Mi auguro, l'ho detto anche prima che entrassimo, che la cooperazione tra di noi sia sempre più forte, perché credo che un messaggio di cultura, di solidarietà, di economia e chiudo anche di sicurezza, perché io credo in questo modo che si contrasta la camorra e le infiltrazioni delle mafie nelle istituzioni e quell'economia capitalistico-finanziaria speculativa concentrata in poche mani, in quei colletti bianchi che vanno a investire, che spesso rappresentano un intreccio tra mafia, politica ed economia. Quindi grazie ad Arcetto Napoli per l'essenza.